Bene, riprendiamo dal punto in cui ci siamo lasciati la volta scorsa e riaffrontiamo, in modo tale da dargli una organicità il discorso, riaffrontiamo da partire dall'agricoltura. Come abbiamo accennato già la volta scorsa, in effetti il problema dei trattamenti termici, anzitutto è quello di una non classificazione normata delle loro denominazioni. Vedremo che in alcuni casi queste denominazioni possono anche essere abbastanza fuorvianti. Se vi ricordate, abbiamo classificato, strutturato i trattamenti termici in trattamenti termici che vengono effettuati passando almeno una volta al di sopra della temperatura di trasformazione almeno a C1, se non addirittura a C3 o a CM, trattamenti termici che non prevedono un riscaldamento al di sopra della temperatura di trasformazione e quindi trattamenti termochimici di diffusione, cioè trattamenti che prevederanno l'intervento importante dell'ambiente in modo tale da ottenere un gradiente di proprietà meccanica anzitutto fra superficie e cuore del pezzo stesso. Per quanto riguarda i trattamenti termici che prevedono una permanenza più o meno prolungata a temperature superiori a quelle di trasformazione, a C1, a CM, a C3, vediamo che possiamo ricordare tre tipologie principali: ricottura, normalizzazione, tempra. La definizione di queste in realtà non è assolutamente omogenea. Vediamo che infatti in alcuni casi potremmo avere una certa confusione, per esempio fra normalizzazione e tempra in aria, come vedremo fra poco. Per quanto riguarda la ricottura, l'obiettivo della ricottura è sempre abbastanza semplice in realtà, e cioè la ricottura ricorda molto il processo di raffreddamento che noi possiamo rappresentare in un diagramma di fase. È un processo nel quale noi riscaldiamo a temperatura di austenizzazione e, dopo permanenza opportuna in modo tale che tutto il pezzo diventi austenitico, raffreddare molto molto lentamente in modo da eliminare le segregazioni sia macro che micro, macro dipende poi insomma le distanze, in modo tale che la composizione chimica si omogenizzi, eliminare eventuali inclinamenti per deformazione a freddo, perché se io riscaldo annullo le dislocazioni presenti, ne abbasso molto la densità, quindi abbassando la densità delle dislocazioni abbasso l'includimento presente nel mio acciaio, oppure sforzi residui per saldature e dilatazione termica differenziali. In pratica tutti i trattamenti di cottura di cui andremo a parlare permetteranno all'acciaio di avvicinarsi a uno stato sostanzialmente prossimo, se non sovrapposto, a quello di equilibrio termodinamico, eliminando almeno in parte le suddette disomogeneità. La procedura è sempre la stessa: riscaldo, permango e raffreddo molto lentamente, specialmente attraversando l'intervallo critico, perché se andiamo a guardare questo diagramma molto semplificato del diagramma CCT, di fondo per noi è importante, se questa in alto a destra è la curva che ci rappresenta un raffreddamento approssimabile, una ricottura, per noi sarà sicuramente importante attraversare questo intervallo molto lentamente in modo tale da avere una grana alla fine trasformazione piuttosto grossolana. Dopo posso aumentare un po' la velocità di abbassamento della temperatura del forno. Attenzione, non è che dopo aver passato questa temperatura qui posso prendere il pezzo e buttarlo in acqua, perché implicherebbe un aumento di velocità molto drastico e quindi andare a dare tensioni interne molto spinte. Sempre in forno dovrà essere fatto il raffreddamento, ma posso farlo un po' più lentamente. E quindi questo mi dà, come dire, tempi un po' più brevi del trattamento, perché qual è il problema? Che se io devo raffreddare il mio acciaio molto 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 lentamente, io spenderò un sacco di soldi in energia. È chiaro quindi che se io dopo l'attraversamento dell'intervallo critico posso aumentare un po' la velocità, è meglio, mi costa meno, d'accordo? Quindi questo è sicuramente opportuno. E vediamo quindi che possiamo parlare di ricottura completa o semplicemente ricottura, dove avremo una austenizzazione differenziata fra ipodettoidici e iprodettoidici. Gli ipodettoidici sopra C3 più 50 gradi circa e gli iperodettoidici sopra C1 più 50 gradi circa, per evitare il problema, il rischio della bruciatura dell'acciaio stesso, cioè di microfusioni localizzate. Dopo permanenza sufficiente ad assicurare una completa ossidizzazione, ma non troppo prolungata altrimenti il grano si ingrossa eccessivamente, raffreddamento lento specialmente attraversando l'intervallo critico. Qual è il risultato di questo trattamento? Per gli ipodettoidici è quello che ci immaginiamo: abbiamo ossidizzato completamente, raffreddiamo molto lentamente, in pratica è quello che leggiamo sul diagramma di fase ferrocarbonio, cioè una struttura ferrito-perlitica grossolana, il che vuol dire resistenza e durezza basse,
molto basse, buona duttilità, è chiaramente una delle condizioni migliori per poter lavorare il nostro acciaio. Deformazione plastica, laminazione, eccetera, possiamo appunto utilizzare questo tipo di struttura. Per l'iperotetto idrico invece la struttura di risultato è abbastanza diversa, perché avendo austerizzato in maniera parziale, rinunciando alla solubilizzazione del carbonio contenuto nella cementina secondaria, questo durante la nostra austerizzazione parziale si è globulizzato e quindi praticamente otteniamo una struttura che è ferrito cementitica con una resilienza buona, non eccezionale, ma migliore rispetto alla partenza. Sicuramente non una condizione con la quale possiamo portare il nostro materiale in esercizio. Con un ricotto non possiamo mai portare il materiale in esercizio. La ricottura si fa sempre per portare il pezzo in condizioni ottimali per una lavorazione. Ricottura d'omogenizzazione o di diffusione la usiamo quando ci serve di omogenizzare un nostro materiale di cui sappiamo avere una certa tendenza alla segregazione, specialmente nel caso di elementi chimici presenti di cui sappiamo esserci una grande differenza di temperatura di fusione. Casi estremi, alluminio e acciaio. L'alluminio fonde a 670, l'acciaio a 1538, insieme mi aspetto grandi disomogeneità chimiche piuttosto importanti. Bene, 1000-1200 a prescindere dal tenore di carbonio, a prescindere che sia ipotetto idrico o iperotetto idrico. Il rischio è un acciaio bruciato. Questo c'è, è il rischio che si assume perché non possiamo accettare una composizione chimica troppo differente da punto a punto. Qua vediamo appunto il nostro risultato mediante permanenza isoterma a temperatura molto alta. Vedete che il gradiente di concentrazione nel tempo sostanzialmente sparisce. Altro rischio abbastanza importante, ma che vediamo rimediabile questo invece, andando a temperature così alte, guardate 1000-1200 gradi, guardate qua il grammo ferrocarbonio, vuol dire questo intervallo qua, d'accordo, al valore della composizione chimica, quindi una fascia molto molto alta, molto più alta dell'ideale che potremmo avere con i 50 gradi che abbiamo parlato sopra. In questo caso il rischio di ingrossamento del grano è molto importante. Ma mentre la bruciatura dell'acciaio, cioè la microfusione localizzata laddove avvenga, non è rimediabile, questo ingrossamento eccessivo è recuperabile mediante trattamento di cottura e rigenerazione, come vedremo fra poco, oppure deformazione plastica appropriata. E se vi ricordate, la deformazione plastica frantumava un po' i grani e ve li, come dire, riduceva in dimensioni, ma è abbastanza importante. La ricottura di rigenerazione, detto anche trattamento di affinazione strutturale, è un nome come un altro, in realtà è un po' diverso come meccanismo. Vediamo un po'. Prendiamo un'austenite surriscaldata. Se ho un'austenite surriscaldata e la raffreddo lentamente, otterrò la struttura grossolana che più o meno mi aspetto, con grani molto grossolani e assolutamente inutilizzabili. Se invece riscaldo poco al di sopra di AC con 3, guardate qui, quindi austenitizzo, qui il problema grosso è far sì che ciò avvenga su tutto il pezzo. Se austenizzo poco al di sopra di AC con 3 ma ci sto allo stesso molto tempo, il grano si ingrossa di nuovo lo stesso. Ma se io vado poco sopra, quindi faccio nucleare l'austenite ma non aspetto che si ingrossa e raffreddo di nuovo con velocità conveniente, qui perché dipende tutta la composizione chimica, otterrò una struttura ferritoferritica detta cellulare, ma comunque molto più fine rispetto alla precedente. Ho sminuzzato, con un trattamento anche abbastanza semplice, la mia microstruttura. Alcuni dettagli che non ho detto. Va da sé che in questi trattamenti, questi di ricottura, o come vedremo più avanti, di normalizzazione tempra, non ho detto nulla a proposito dell'ambiente nel quale il nostro pezzo andrà a essere trattato. State attenti che spesso questi trattamenti possono essere fatti in aria. Un trattamento in aria è pericoloso per un acciaio. Per quale motivo? Quando io porto il pezzo a 900 gradi, 1000 gradi e fuori c'ho aria normale, il carbonio contenuto può essere preso dall'ossigeno e uscire fuori. E io posso avere un gradiente di concentrazione di carbonio che va verso l'esterno molto 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 poco, più verso l'interno più carbonio. Il che vuol dire un gradiente non solo di concentrazione di carbonio, ma anche di microstruttura, perché banalmente
tornando a noi, no, scusate più indietro, se io ho per esempio un acciaio, ipotizziamo, e ho detto idico, 0,7%, lo porto a 1000 gradi per una rigottura di diffusione, 1200 gradi. Qua mi reagisce molto con l'ossigeno contenuto nell'aria e il tono di carbonio cala. Poi raffreddo lentamente, io avrò la superficie che sarà ferrito per litica, con tanta ferrite, e il cuore mi rimarrà per litica. Quindi ottengo un gradiente di non solo concentrazione di carbonio, ma anche di microstruttura. E quindi un gradiente di proprietà meccaniche, ottenendo sulla superficie uno strato tenero, non particolarmente duro. Come scopriremo, questo non è deleterio, perché avere una superficie tenera, non dura, vuol dire per esempio avere basse resistenze a usura. E quindi una roda dentata così non ha alcun senso. D'accordo? Quindi state attenti che per quanto riguarda questi processi è importante sottolineare la necessità spesso di controllare l'ambiente in cui fate i riscaldamenti, sottovuoto, in atmosfera controllata, in modo tale che non ci siano perdite di carbonio o comunque delle reazioni superficiali che ci portino il pezzo a modificare superficialmente la sua microstruttura. Se abbiamo definito la ricottura come quel trattamento al quale abbiamo, durante il quale abbiamo una austenizzazione più o meno completa, permanenza e raffreddamento molto molto lento, nel caso della normalizzazione definiamo normalizzazione un processo nel quale il riscaldamento è molto simile a quello della ricottura, ma il raffreddamento avviene a una velocità ben precisa, cioè permanenza in aria calda. Questo è abbastanza conveniente perché non ci costa dal punto di vista del forno, cioè prendiamo il pezzo dal forno, lo portiamo in aria, l'aria non costa niente, è gratis, e quindi quello lo possiamo fare. Non dobbiamo usare dei fluidi refrigeranti particolari, che so, sali fusi, metalli fusi, che sono sempre problematici da dover gestire poi nei permessi, nello smaltimento, eccetera. Il risultato è sostanzialmente spesso una struttura molto fine, addirittura in molti acciai questa può essere considerata come struttura finale prima di essere posto in opera nel nostro acciaio. Quindi in realtà è una struttura che spesso vi dà delle proprietà meccaniche abbastanza interessanti. Per quanto riguarda le periodi di trattamento, abbiamo nel caso degli ipodettoidici più o meno la stessa della ricottura, dice leggermente superiore, ma può andare bene quella simile della ricottura. Per gli ipodettoidici non si può accettare la semplificazione secondaria, quindi in realtà in questo caso si va sopra a 5 nm, con il rischio di produrre l'acciaio, ma è un rischio che si deve affrontare. Il raffreddamento in aria calma è sicuramente più rapido rispetto a quello del forno, ma non è poi particolarmente rapido. Ottengo una struttura ferrito perlitica con grani fini e uno spazio interlamellare molto ridotto, il che ci dà proprietà meccaniche normalmente piuttosto buone. Buone sia per eventuali trattamenti successivi, per esempio tempra, sia addirittura per essere posti direttamente in opera. Una cosa che non abbiamo detto e che approfondiremo solamente in metallurgia 2 è che tutto il processo di austenizzazione in realtà non dipende solo da tempo e temperatura di permanenza, ma dipende anche abbastanza dalla velocità di riscaldamento e dalla microstruttura di partenza. Che succede se austenizzo un pezzo che è stato già temprato? Che succede se è stato normalizzato? Che succede se è stato ricotto? Questo non l'abbiamo visto, ne lo vedremo in questo caso. Normalizzazione, vediamo in questo caso, per esempio, una durezza un po' più alta rispetto alla ricottura, 15 Rockwell nella ricottura, 30 Rockwell nella nostra normalizzazione, un raffreddamento che sostanzialmente non costa molto perché non ho fluidi particolari, non devo spendere il trattamento di questi fluidi, l'aria fino a questo momento ancora non è tassata e quindi posso tranquillamente mettere il pezzo in aria calma. Tempra. La definizione della tempra è ancora diversa, notate purtroppo, quindi qui abbiamo dei casi in cui sarà possibile avere delle sovrapposizioni. Se la ricottura era quel processo nel quale raffreddavo il forno, se la normalizzazione è definita con una velocità di raffreddamento che è quella dell'aria calma, nella tempra definisco trattamento di tempra quel trattamento nel quale ho sempre una austenizzazione, permanenza a alta temperatura e il raffreddamento rapido a sufficienza da ottenere tutta struttura martensitica. Il che si può ottenere, guardate qui, in acqua, soluzioni saline, olio, metalli fusi, sali fusi, aria soffiata o addirittura aria calma. Dipenderà chiaramente dalla composizione chimica.
cioè ci saranno degli acciai che scopriremo più avanti chiamarsi autotempranti, che dopo ossidazione, se rimangono in aria calma, cioè quella che noi abbiamo chiamato un secondo fa normalizzazione, in realtà prendono tempra, cioè diventano martensitici. Ok? Questo perché? Perché le curve CCT che abbiamo raccontato nella lezione precedente, in realtà con gli elementi di lega si spostano. E noi sappiamo che tutti quanti gli elementi di lega, con l'eccezione del cobalto, presi uno per uno, ci spostano verso destra le curve CCT, cioè ci rendono i tempi di incubazione più lunghi e quindi in realtà per certe combinazioni il raffreddamento in aria calma può darci interamente tempra. La scelta del mezzo temprante dipende sostanzialmente da un compromesso, e cioè da un lato noi dobbiamo avere una struttura completamente martensitica, dall'altro non possiamo spingere sempre troppo il raffreddamento, perché non ci scordiamo i problemi di dilatazione termica differenziale e di tensioni interne con possibili rotture che abbiamo se noi abbiamo un eccesso di raffreddamento. Quindi in realtà la scelta del mezzo temprante è sempre un equilibrio, cioè un mezzo che ci dia tempra ma senza eccedere troppo nella velocità, perché più vado veloce nel raffreddamento più il rischio che il pezzo si rompa è elevato. Metallurgicamente la temperabilità può essere definita come la capacità della nucleazione rispetto dell'austenite rispetto alla ferrita oppure ai carburi, diciamo in maniera un po' più semplice. Torniamo a questo diagramma qui. Tanto più il naso è a destra, tanto più il pezzo è temperabile. Ok? Quindi la capacità di nucleazione è questo intervallo che noi vediamo qui. Quindi quanto più l'incubazione è lunga, tanto più il mio pezzo è temperabile. In realtà c'è da dire una cosa in più. Questa è vera come definizione nel caso in cui noi andiamo ad analizzare la temperabilità di un pezzo sottile, ad esempio, cioè un pezzo la cui storia termica da punta a punta sia sempre la stessa. Ma che succede se abbiamo a che fare con un pezzo massivo, cioè un pezzo che abbia tanta massa e poca superficie di scambio? Cioè che succede al cuore del pezzo? Subentra un nuovo parametro fisico, e cioè la conducibilità termica. Quindi in realtà la temperabilità non è semplicemente l'aspetto relativo alla curva CCT, quanto più è spostata a destra meglio è, ma anche interviene la conducibilità termica. Più la mia conducibilità termica è elevata, più facilmente riesco a raffreddare strati interni del mio pezzo e più il pezzo è temperabile. Qui vediamo per esempio dei risultati di tempra con durezze di 45 o anche di più Rockwell. Qui vediamo alcuni aspetti relativi all'influenza degli elementi di lega o alle condizioni di austenizzazione, dove gli elementi di lega presi uno per uno, vi ricordo qui non ho divinità degli effetti, quindi presi uno per uno tutti gli elementi con l'eccezione di cobalto spostano verso destra le curve CCT, ma se li mettiamo insieme possono avere effetti non additivi. E inoltre le condizioni di austenizzazione, in cui più il grano è grosso, più il grano austenitico è grosso, e più che succede? E quindi avremo che grana più grossolana implicherà curve CCT spostate verso destra per l'influenza che hanno i bordi grano sui processi di nucleazione e crescita. Per quanto riguarda le velocità di raffreddamento, qua abbiamo alcune simulazioni dove più che la velocità utilizziamo il delta T700-300, ma è più o meno la stessa cosa, usando l'evoluzione della temperatura al centro di tondi di diametro diverso. Perché al centro di tondi? Perché più è grosso il tondo e più il raffreddamento è lento, d'accordo? Quindi vediamo come cambia la temperatura al centro del tondo, al variare il diametro del tondo, in acqua, olio ed aria. Avendo al centro del tondo, a parità di diametro, 100 mm, guardate qua, velocità anche di qualche ordine di grandezza differente. 10 alla 4 gradi l'ora, 5 al 10 alla 3, 5.000 gradi l'ora e 500 gradi l'ora passando d'acqua all'olio, all'aria, nello stesso tondo da 10 mm, 100 mm, 10 cm di diametro, che non è tantissimo, alla fine, d'accordo? Per caratterizzare la temperabilità del nostro acciaio, c'è una prova che non è una prova meccanica, è una prova tecnologica, perché vedete che è una prova che prevede tutta una serie di specifiche molto stringenti sulla
geometria, sulla procedura, che ci dice se un acciaio è più temprabile o meno temprabile un altro. Notate quindi che non ci dà numeri progettuali, non ci dice quell'acciaio fino a 5 cm è temprabile oltre no, d'accordo? Ci dice solo se uno è più temprabile o un altro. La procedura prova Giomini è molto semplice, si prende un provino della forma che vedete qua, un cilindrotto normato, con un lato piatto in modo tale da poterci eseguire su quel lato delle prove di durezza, lo si austenitizza, lo si tira fuori dal forno e lo si mette all'interno di una struttura fatta come vedete qui, è una specie di cestello con un ugello che getta acqua senza il provino a una certa altezza, tutto normato, l'ugello eccetera, la pressione dell'acqua anche normata. Il provino Giomini, dopo essere uscito fuori dal forno, lo si posiziona all'interno, lo si va a calettare all'interno di questo foro, cioè questo bordo che impedisce che scivoli giù, e lo si raffredda in maniera direzionale. Quindi capite bene che cosa? Che asportando calore in questo modo, io faccio sì che ogni sezione abbia una storia termica diversa. D'accordo? Dopodiché andrò a fare una serie di prove di durezza per distanze crescenti rispetto al punto di contatto fra l'acqua e il provino e riuscirò a dare l'evoluzione della durezza per ogni storia termica che è stata vista. Vediamo qui in questo video, vediamo, questo è un forno a muffola, come vedete il fatto che sia caldo lo si capisce abbastanza bene, il ferro caldo non ha lo stesso del ferro freddo, lo si va a inserire nell'opportuno foro e guardate qua il processo di raffreddamento. Diciamo che quando arriva intorno ai 200 gradi, che assume un colore ben preciso, poi si può buttare in acqua per raffreddarlo fino in fondo, per me quello che doveva succedere è successo. Osserviamo appunto questa, vedete, molto chiaro, insomma, ogni punto lungo quest'asse ha una storia termica differente rispetto agli altri, quindi in realtà è come se noi da punto a punto avessimo tante curve CCT contemporaneamente, tant'è che se poi andiamo a fare delle sezioni, io riesco a osservare varie microstrutture per ogni sezione del mio pezzo, d'accordo? Quindi puntualmente avremo varie microstrutture e puntualmente avremo differenti durezze. Quanto più la durezza è alta, a partire dal punto di contatto acqua-provino, se stesse fermo un secondo, e quanto più è profonda la durezza riesco a ottenere, e tanto più il mio pezzo sarà temperabile. Perché la tempra sarà penetrata all'interno, più in profondità più che all'interno, del mio pezzo stesso. Ok? Adesso andiamo fino in fondo nel nostro video. Questo continua a essere bello caldo, se è andato ok fate male, quindi insomma in realtà è sempre meglio afferrarlo con la pinza e immergerlo completamente nell'acqua, una volta che ha cambiato totalmente colore, lo si può tirar fuori, potenza intorno ai 200-250 gradi, lo si può prendere, lo si può mettere in una bacina piena d'acqua per essere certi sia totalmente freddo e aspettare un attimo di tempo. Vediamo qua cosa è successo. Se quello che vediamo qua potrebbe essere per esempio il diagramma CCT del nostro acciaio, ogni curva di raffreddamento si riferisce a una differente distanza dal punto di contatto dell'acqua con il mio provino. Quindi in realtà facendo varie durezze posso avere per esempio questo profilo di durezza qui. In questo caso stiamo parlando di un acciaio non particolarmente temperabile, perché vediamo un calo della durezza abbastanza repentino. Qua sulla figura a destra vediamo diversi acciai C42, 42 cromo nickel 4, 35 nickel cromo molibdeno 1,6. Cosa sono? Lo vedremo fra poco. Il C42 è un acciaio al carbonio che ha 0,4% di carbonio, 42 cromo nickel 4, 0,4% di carbonio, circa l'1% di cromo e qualcosa meno dell'1% di nickel e così via. Vediamo quindi che questo C42, con questo andamento repentino verso il basso, ha una temperabilità decisamente inferiore rispetto agli altri due acciai che invece hanno una durezza che va in profondità rispetto a questo JX. JX è nient'altro che la profondità sul mio provino Giomini, che invece risulta appunto in questi due acciai decisamente più costante e abbastanza indipendente dalla profondità di vallo. Qui vediamo per due diversi acciai, un acciaio a carbonio, quello rosso, un acciaio legato, quello blu, aggiunte elementi di lega ci dà una maggiore temperabilità molto spesso. Guardate qua,
le differenti microstrutture, a partire da una struttura completamente martensitica fino a una struttura feritoperitica grossolana, per i differenti punti di analisi cui corrispondono differenti durezze, in questo caso Vickers. Se vado su un acciaio invece legato, a parte una leggera diminuzione di durezza superficiale da tensioni interne eccetera, qui ottengo durezze molto alte, sopra i 600-700 Vickers, e sostanzialmente martensite per tutti quanti i miei punti di analisi. Quindi alta durezza e sempre martensite presenti.